Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come fare questo graziosissimo vestitino che ho fatto a maniche lunghe in modo da utilizzarlo anche in inverno oppure in autunno. Potete utilizzarlo, potete farlo anche di cotone o di lana. Io l'ho fatto di lana e ho abbinato anche una piccola borsetta, questa di coniglietto. Se volete sapere come l'ho fatta, scrivetemi nei commenti e vi farò vedere come realizzarla. È molto simpatica e carina e si può abbinare a questo bellissimo vestitino. Ho poi fatto anche una bellissima fascia, troverete l'altro tutorial dove viene spiegato e aggiunto lo stesso fiorellino che ho messo qui, che vi ho fatto anche il video, quindi andate a vedere anche questa se volete farlo in questo modo. Andiamo a vedere come si fa. Per iniziare il vestito andiamo a lavorare 84 catenelle. Dobbiamo cominciare da questa parte qui del vestito, quindi partiamo di qua e poi andiamo man mano sotto. Andiamo a lavorare ora per le prime maglie, andiamo a fare 15 maglie alte, quindi facciamo così. Andiamo a lavorare 1, 2 e 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, poi andiamo a fare in tutto 15, quindi 2, 3 e così fino ad arrivare alla quindicesima. Lavorate le 15 maglie, facciamo una catenella e andiamo a lavorare di nuovo una maglia alta nella stessa maglia. Facciamo in questo modo, in modo da poter poi girare. Andiamo a contare ora 10 maglie. Quindi entriamo nella prossima e andiamo a lavorare 10 maglie alte. 1, 2, 3 e così via fino ad arrivare a 10. Facciamo poi una catenella e andiamo a fare di nuovo una maglia alta nella stessa maglia. Poi andiamo a lavorare 30 maglie alte nelle 30 maglie successive, quindi andiamo a contare le nostre 30 maglie: 1, 2, 3 e così via. Facciamo poi una catenella, entriamo nella stessa maglia e facciamo una maglia alta e poi andiamo a lavorare 10 maglie alte nelle 10 maglie successive. Facciamo una catenella, lavoriamo una maglia alta nella stessa maglia e poi lavoriamo 15 maglie alte nelle 15 maglie successive. Io ho calcolato queste 4 maglie in modo da poter poi realizzare la sua linea finale, quindi ho lavorato le mie 15 maglie e poi vado a chiudermi con una maglia bassissima nella prima qui delle catenelle. Oppure, se volete non realizzare questa, potete semplicemente fare 80 maglie iniziali di catenella. Questo è facoltativo. Quindi questa maglia non andate a lavorare quando andrete a girare e dobbiamo proseguire su quelle altre maglie in modo da formare così questa nostra asolina per il bottoncino. Partiamo dalla prima nostra maglia alta, qui facciamo 3 catenelle. Ne andiamo a fare in realtà 4 perché poi dobbiamo fare questo modo: saltiamo una maglia di base, andiamo nella prossima e facciamo i nostri archetti in questo modo. Facciamo la nostra maglia alta, una catenella, saltiamo una maglia di base, andiamo nella prossima e facciamo la nostra maglia alta. Quindi dobbiamo lavorare in questo modo: saltiamo una maglia, andiamo a fare la maglia alta nella maglia alta successiva. E dobbiamo arrivare lì dove abbiamo fatto il nostro archetto, perché qui dobbiamo andare a ripetere le maglie nell'archetto. Quindi arriviamo a questo punto e poi vediamo come fare. Arrivati a questo punto, andiamo a fare 2 maglie nell'archetto, 1 e 2, poi facciamo una catenella e 2 maglie nello stesso archetto, 1 e 2. E proseguiamo di nuovo come facevamo prima. Qui andiamo a fare una catenella, saltiamo una maglia di base, andiamo nella prossima e facciamo la nostra maglia alta e arriviamo
dall'altro lato dove abbiamo il nostro archetto e ripetiamo la stessa cosa. Quindi facciamo le nostre maglie in questo modo, saltiamo una, andiamo nella prossima, una catenella, saltiamo una, andiamo nella prossima e così fino ad arrivare all'altro archetto. Quindi qui saltiamo, andiamo qui, una maglia catenella, saltiamo, andiamo qui, una. Arrivati a questo punto dobbiamo andare a fare due maglie, come ho detto, due maglie alte nello stesso archetto e facciamo la nostra catenella, due maglie nello stesso archetto e poi di nuovo una catenella, saltiamo una, andiamo nella prossima e arriviamo al prossimo archetto e dobbiamo fare allo stesso modo tutte le parti dove ci sono gli archetti, dobbiamo andare a fare queste nostre due maglie alte e una catenella, due maglie alte. Fatto questo, dobbiamo ora andare a fare per 6 giri questo lavoro qui. Entriamo nel nostro primo archetto e andiamo a fare due maglie alte, 1, 2, 3, sostituiamo la prima con la 3 catenelle e qua facciamo due maglie alte. Entriamo nel prossimo e facciamo due maglie alte e così per tutto il giro. Quando arriviamo dove ci sono le nostre il nostro angoletto qui del vestito, dobbiamo fare sempre due maglie alte qui dentro all'archetto. Quindi andiamo semplicemente senza fare nessuna divisione, dobbiamo solo entrare in ogni maglia e fare le nostre due maglie alte, così fino ad arrivare dove abbiamo i nostri archetti. Quindi entriamo qui, facciamo anche questo. Arrivati a questo punto, dobbiamo entrare sempre nell'archetto e fare qui due maglie alte, 1 e 2 nell'angoletto, facciamo la nostra maglia catenella e di nuovo due maglie nello stesso, quindi solo negli angoli dobbiamo fare 2 volte nello stesso archetto. Poi andiamo qui e facciamo le nostre due maglie alte. In ogni archetto solo due maglie alte, solo dove c'è l'angolino dobbiamo farne 4 insieme. Così e proseguiamo così facendo per tutti i 6 giri successivi a questo, quindi contando anche questo dobbiamo fare per altre 5 volte oltre questo che abbiamo fatto, quindi per 6 giri dobbiamo fare questo lavoro. Finito il nostro giro andiamo a girare così e andiamo a fare una catenella di 3 maglie. Poi entriamo qui nell'archetto e andiamo a fare le nostre due maglie alte. Dobbiamo fare in ogni archetto qui che si è venuto a creare tra le due maglie le nostre due maglie. E facciamo il giro in questo modo. Quindi in ogni archetto dobbiamo fare le nostre 2 maglie alte e proseguiamo così dove ci sono i nostri angolini, diciamo chiamiamoli così, dobbiamo fare le nostre 2 maglie, poi una catenella e 2 maglie come abbiamo fatto nel giro precedente, così fino ad arrivare all'angolino 1 e 2. 1 e 2, arrivate qui all'angolino, andate a fare sempre 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella e 2 maglie alte nello stesso archetto, solo per quanto riguarda questi angolini. Tutto il resto dobbiamo farlo semplicemente 2 maglie alte in ogni archettino, così.
andiamo qui, facciamo le nostre 2 maglie alte e così per tutto il giro. Giriamo ancora e facciamo 1, 2 e 3 catenelle, poi entriamo qui nel primo archetto e andiamo a fare sempre 2 maglie alte nell'archetto, 2 maglie alte nell'archetto, e lì dove abbiamo il nostro angolino dobbiamo fare sempre 2 maglie alte, poi una catenella e 2 maglie alte, come abbiamo fatto fino ad ora. Quindi ripetiamo lo stesso lavoro semplicemente in questo modo. Qui entriamo qui e facciamo sempre 2. Arrivati all'angolino e dobbiamo fare sempre le nostre 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nello stesso archetto. E proseguiamo così. Quindi dove sono gli angolini dobbiamo fare sempre lo stesso lavoro, in questo modo. Giriamo ancora una volta, facciamo le nostre 3 catenelle, 1, 2 e 3, entriamo qui e andiamo a fare le nostre 2 maglie nell'archetto, 2 maglie nell'archetto e così dove sono invece gli angolini andiamo a fare sempre 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. E proseguiamo così. Giriamo di nuovo il lavoro e facciamo la stessa cosa per l'ultima volta. Poi dobbiamo andare ad unire le parti in modo da formare così le maniche e dobbiamo andare a chiudere anche la parte di dietro. Quindi andiamo a fare un ultimo giro allo stesso modo come abbiamo fatto questo. Quindi entriamo sempre nell'archetto qui e facciamo le nostre 2 maglie alte. Qui 2 maglie alte fino ad arrivare all'angolino e facciamo sempre 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte come abbiamo fatto fino ad ora. Nel prossimo giro andremo a unire le parti come vi farò vedere, quindi proseguiamo in questo modo per quest'ultimo giro. Arrivati a questo punto dobbiamo andare a chiudere, quindi facciamo in questo modo. Riprendiamo sempre la stessa lavorazione facendo negli archetti le nostre maglie alte e arriviamo all'angolino dove dobbiamo andare a chiudere, quindi facciamo così, arriviamo dove abbiamo fatto l'angolino e dobbiamo chiudere la manica. Entriamo in ogni archettina, facciamo le nostre 2 maglie alte così fino ad arrivare a quel punto. Qui andiamo qui ancora una volta. Ancora una, è arrivata a questo punto. Dobbiamo andare a unire queste 2 parti, vedete? I 2 angolini, qui, questi sono i 2 angolini, e dobbiamo andare a chiudere queste 2 parti insieme. Arrivati qui all'angolino, abbiamo fatto le 2 maglie alte e andiamo a dividere una catenella e le altre 2 maglie alte le dobbiamo fare nell'altra angolino e andiamo ad inserire nell'altro angolino e facciamo le nostre 2 maglie alte così come abbiamo fatto in precedenza. E dove sono gli archetti andiamo a fare sempre 2 maglie alte. Dobbiamo proseguire questa lavorazione in questo modo. Abbiamo creato così la manica.
andiamo nell'altro angolino e facciamo la stessa cosa. Quindi proseguiamo il giro in questo modo fino ad arrivare all'altro angolo del lavoro. Quindi dobbiamo arrivare qui. Arrivati qui facciamo due maglie qui e poi una catenella ed altra due maglie le facciamo nell'altro angolino. Quindi proseguiamo fino a questo punto. Sono arrivata qui all'angolino, come ho detto, ho fatto le mie due maglie alte, le altre due le vado a fare dall'altro lato, quindi faccio la mia catenella e vado a fare le altre due maglie nell'altro angolino qui. Quindi in questo modo vado a chiudere la manica. Vedete, ho lavorato in questo modo, ho chiuso la manica e proseguo così fino alla fine e poi vado a unire anche la parte di dietro del vestitino. Quindi proseguiamo con delle maglie alte sempre nell'archetto come abbiamo fatto fino ad ora fino alla fine, poi vi farò vedere come unire. Arrivati qui alla fine abbiamo formato le nostre due maniche, così come vedete, questo è il corpino. Abbiamo formato questa manica qui, quest'altra manica, e la parte di dietro ci andiamo ad unire con una maglia bassissima nella prima delle maglie. E chiudiamo così anche la parte di dietro, e questo è il corpino. Qui andremo a mettere poi il bottoncino dietro e questa sarà la parte davanti. Ora dobbiamo andare a fare, visto che abbiamo fatto questa parte qui, dobbiamo andare a fare questa parte bianca e dobbiamo fare 1, 2, 3 giri semplicemente lavorando su questa parte qui. Quindi ormai le maniche non le lavoreremo più, ma la lavoreremo solo sulla base di sotto che abbiamo chiuso qui. Quindi qui dove sono, dove è la catenella, dobbiamo fare le due maglie come se fosse un archetto e andiamo a lavorare per 3 giri con il filato bianco. Poi andremo a fare un altro giro con il filato rosa e poi inizieremo questa lavorazione, come vi farò vedere. Vado ora a sostituire il filato rosa con quello bianco e vado a fare 3 giri utilizzando questo filato. Non stacco quello rosa perché poi mi servirà successivamente, poi potete pure staccarlo come più gradite, come più vi trovate. Quindi vado a fare 1, 2 e 3 catenelle in sostituzione alla prima maglia alta e vado a fare le mie due maglie alte così come abbiamo fatto fino ad ora in ogni archetto. Semplicemente lavoro in questo modo e vado a completare tutto il giro. Arrivato lì dove sono le maniche, dove abbiamo fatto l'unione delle maniche, vado a fare anche una maglia qui in modo da potermi poi agganciare al giro. Entro qui, oppure potete saltarla se vi risulta un po' largo, dovete un po' giocare su questa cosa qui. Quindi, poi andate a prendere la misura con il centimetro e in base alla vostra misura andate poi a lavorare. Quindi, così io l'andrò a completamente a saltare perché già mi risulta abbastanza largo il corpetto e vado a saltare quella parte e proseguo sull'altro lato. Quindi entro qui così, arrivo fino a lì, questa parte la salto e vado direttamente qui. Se invece per voi risulta un po' più stretto, potete semplicemente lavorarla. Faccio la stessa cosa anche per l'altra parte. Nel giro successivo vado a fare altri due giri su queste maglie così come si presentano, sempre lavorando però nell'archetto e non sulle maglie alte, ma sempre lavorando a scacchi così. E proseguo in questo modo per tutto il giro fino ad arrivare alla fine. Fatti i 3 giri di maglie
bianche alte, vado a fare anche un altro giro con quello rosa e poi cominciamo la lavorazione. Siccome io il vestitino l'ho già fatto, ora vi spiego come fare per partire a fare la lavorazione. Quindi facciamo finta che siamo arrivati all'ultimo giro, qui facendo anche questo rosa alla stessa maniera che abbiamo fatto questi, quindi abbiamo fatto tre bianchi, questi tre bianchi più uno rosa allo stesso modo e facciamo finta che dobbiamo partire da qui, quindi da questa lavorazione e vado a fare semplicemente questo modo. Allora andiamo a fare la lavorazione, così come abbiamo detto, fate conto che io ho fatto quello che devo fare e vado ora nel primo archetto qui delle maglie rosa, queste sono bianche però saranno rosa, e dobbiamo fare 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie catenelle. Entriamo nello stesso archetto e facciamo una maglia alta. Poi entriamo nell'archetto successivo e andiamo a fare questa volta due maglie alte, quindi una e due e 3 catenelle. Quindi dobbiamo alternare una volta una sola maglia alta e 3 catenelle, una sola maglia alta, la volta successiva due maglie alte, 3 catenelle e due maglie alte. E questa è la lavorazione, quindi qua vado a fare questa volta una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Nel prossimo due maglie alte, 3 catenelle, due maglie alte e così per tutto il giro. 1, 2 e 3 e così. Nei giri successivi dobbiamo fare la stessa lavorazione. Così. Andate ad alternare questa e questa sarà la vostra lavorazione che si ripeterà fino ai giri che vi indico. Un archetto di una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto e poi nel successivo sono da fare due maglie alte, 3 catenelle e due maglie alte e così poi ho ripetuto per tutto il giro alternando questa lavorazione. Quindi una volta ho fatto una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta e nell'altro sono da fare due maglie alte, 3 catenelle, due maglie alte per tutto il giro. Quindi agganciandomi qui sono da fare in questo punto le alternanze. Poi vedete voi la lunghezza che potete dare al vestito. La base di sotto andrò a fare un pizzo fatto come vi farò vedere con il filato bianco. La parte di sopra del vestitino la vado a completare in questo modo. Vado qui nella prima maglia alta e vado a fare una serie di archetti. Quindi partendo da questo punto vado a fare 1, 2, 3 e 4 solo per il primo archetto. Salto una maglia di base, vado nella prossima, vado a fare una maglia bassa. Quindi 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio una maglia bassa. Ripeto per tutto il giro delle maglie alte del giro precedente questa lavorazione. 3 catenelle e una maglia bassa, saltandone una di base. E proseguo così fino al termine del giro del collo. Terminato tutto il giro, rigiriamo il nostro lavoro e andiamo a fare in ogni archetto due maglie alte. E proseguiamo per tutto il giro. Entriamo in ogni archetto e lavoriamo due maglie alte. E così fino al termine. E poi possiamo staccare il filo. Abbiamo rifinito il colletto in questo modo, la parte del collo. Terminato il giro possiamo staccare il filo e questa è la parte superiore del vestito che abbiamo rifinito in questo modo. Abbiamo fatto prima il giro con gli archetti e poi il giro di maglie alte
2 in ogni archetto. Terminiamo in questo modo e poi andiamo a fare le maniche. Per le maniche entriamo qui nel laterale e cominciamo a riprendere il giro. Quindi partiamo nell'archetto vuoto e andiamo a fare le nostre 2 maglie alte. Dobbiamo riprendere la lavorazione che abbiamo fatto in precedenza, alternando sempre lì dove sono gli archetti. Andiamo a fare 2 maglie alte e saltiamo le 2 maglie e facciamo in questo modo. Dobbiamo proseguire fino a 2 centimetri prima di terminare la manica, quindi in base alla lunghezza che volete dare alla vostra manica dovete proseguire questa lavorazione e poi vi dirò come procedere a 2 centimetri dalla fine. Quindi proseguiamo semplicemente in questo modo, entriamo in ogni archetto e facciamo le nostre 2 maglie alte e poi proseguiamo fino alla lunghezza. Io andrò a fare in tutto complessivamente 22 centimetri, però faccio questa lavorazione fino a 20 centimetri. Gli altri 2 o 3 centimetri che rimangono in base alla lunghezza che volete dare alla manica li andremo a fare come vi farò vedere. Quindi dovete semplicemente completare la lunghezza in questo modo, facendo tutto il giro della manica fino ad arrivare dall'altro lato e poi riprendete di nuovo fino ad arrivare a 20 centimetri. Io sto facendo una taglia di 3 ai 6 mesi e quindi vado a fare questa lunghezza. Poi in base alla taglia che volete fare dovete andare poi a calcolare i centimetri da realizzare per terminare la lunghezza della manica. Di fatto questo, entro nell'ultimo archetto qui, vado a fare la mia maglia alta, le 2 maglie alte, e poi mi unisco nella prima delle 3 catenelle qui che avevamo realizzato all'inizio del giro, e di nuovo vado nell'archetto e proseguo così fino a 20 cm di lunghezza della manica. E dopo aver fatto 24 giri per terminare la manica vado a fare in questo modo. Vado a lavorare 2 maglie alte, però salto un archetto, vado nel prossimo, in questo modo vado a stringere la parte finale della manica e vado a fare per tutto il giro questo lavoro. Quindi salto questo archetto, entro nel prossimo e faccio 2 maglie alte senza nessuna divisione. In questo modo vado a stringere la parte del polsino, quindi uno, salto questa, entro in quest'altra e faccio 2 maglie alte e proseguo così per tutto il giro fino al termine della manica. Poi volendo possiamo andare a fare un bordino con il filato bianco per richiamare sia la parte della vita che il bordo finale del vestito sotto. Andiamo in quest'altra e facciamo le nostre 2 maglie alte. Finito l'ultimo, vado a unirmi in questo modo con una maglia bassissima e chiudo il lavoro, perché andrò a rifinire questa parte qui con il filato bianco in modo da richiamare il bordo sia della vita che sotto, del merletto sotto. Per la lunghezza del vestito io sono andata a fare la ripetizione del motivo per 15 volte. Al 16° giro qui, dopo, quindi partendo da qui, lavoriamo per 16 volte lo stesso motivo. Arrivate alla fine, invece di fare le 2 maglie e le 3 catenelle, vado a fare 4 maglie alte
Quindi lo stesso qui vado a fare sempre una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, mentre qui verso la fine, l'ultimo giro, solo qui dove c'è l'archetto dove sono due maglie, vado a fare 4 maglie alte e ho rifinito così questa ultima riga. Poi le altre righe ho fatto semplicemente delle maglie basse utilizzando il filato bianco e sono andata a lavorare solo per la prima riga qui per attaccarmi a quella parte rosa. Ho lavorato tutto in costa, quindi ho preso solo la parte di dietro della maglia in modo da far venire questo piccolo bordino qui. Così ho lavorato in costa solo questa parte. Poi gli altri 3 giri li ho fatti normalmente a maglie alte. L'ultimo giro che andiamo a fare insieme, vado a fare il bordino in questo modo, vado a rifinire il vestito in questo modo. Andiamo a rifinire il bordino finale in questo modo. Andiamo a fare una maglia bassissima, ripetiamo questa sequenza, poi facciamo una mezza maglia, 4 maglie alte a seguire, 1, 2, 3 e 4 e poi vado a fare di nuovo una mezza maglia e una maglia bassissima e concludo la sequenza. Ripeto questa sequenza per tutto la base qui di sotto. Quindi andiamo a rifinire in questo modo per far venire questo bordino così. Quindi ripetiamo la sequenza fino alla fine. Facciamo una maglia bassissima, una mezza maglia, 4 maglie alte, una mezza maglia e una maglia bassissima per rifinire il tutto. Quindi ripetiamo questa sequenza fino alla fine. A me naturalmente piace che il vestito sia abbastanza ricco in modo anche che sia meno trasparente, perché quando viene bello ricco viene più folto. Quindi preferisco farlo in questo modo. La manica vi ho fatto vedere come realizzarla, poi andiamo a realizzare anche l'altra manica allo stesso modo. E la lunghezza della manica potete deciderla voi, se farla a mezze maniche, un pochino più a manicotte, oppure lasciarla così, oppure rifinirla con un giro di maglie basse fatte con questo colore, come abbiamo fatto la base di sotto. Questo è facoltativo, decidete voi. Io andrò a fare un giro di maglie alte e un piccolo, diciamo, ricamino tipo questo che abbiamo fatto qui, un bordino fatto allo stesso modo, magari con meno maglie. Poi vediamo un po', vi farò vedere come vado a terminarlo. Per realizzare il nostro fiorellino facciamo in questo modo: andiamo a fare 5 catenelle nell'anello magico, 1, 2, 3, 4 e 5. Poi dobbiamo fare delle maglie quindupla, quindi andiamo 1, 2, 3 e 4 volte, entriamo alla base e andiamo a chiudere una alla volta le nostre maglie. 1, prendiamo il filo 2, prendiamo il filo 3, prendiamo il filo 4, prendiamo il filo e 5. Ripetiamo 1, 2, 3 e 4 e di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5. In tutto dobbiamo fare 4 maglie quinduple e poi 5 catenelle laterali. 1, 2, 3, 4, di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3 e 4 e ancora 1, 2, 3, 4 e 5. In tutto abbiamo fatto 4 maglie quindiple e le catenelle e dobbiamo andare a chiudere il petalo di nuovo con le catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Entriamo sempre alla base e chiudiamo con una maglia bassissima. E andiamo a ripetere per 5 volte
questa sequenza: 5 catenelle, 4 maglie quintuple e 5 catenelle. Chiudiamo con una maglia bassissima e proseguiamo per realizzare i 5 petali. Fatti i nostri 5 petali, andiamo a stringere il tutto. Stringiamo bene e poi andiamo qui sul laterale dove abbiamo fatto le nostre catenelle e dobbiamo fare le nostre maglie basse. Quindi entriamo in questo modo, prendiamo anche il filo in modo da poter chiudere bene e andiamo a fare 1, 2 sul laterale e 3 maglie basse. Poi facciamo 2 mezze maglie, quindi prendiamo il filo e facciamo 1 e 2 mezze maglie. Poi prendiamo il filo e facciamo le maglie alte sulle maglie alte quindule, quindi 1, 2, 3 e 4. E di nuovo dobbiamo scendere sulle catenelle laterali e fare 2 mezze maglie, 1 e 2 mezze maglie e 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Entriamo poi alla base qui, andiamo a fare una maglia bassissima al centro e ripetiamo sul laterale del petalo le 3 maglie basse, 1, 2 e 3, 2 mezze maglie, 1 e 2 e 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e poi di nuovo 2 mezze maglie nel laterale della catenella, 1 e 2 e 3 maglie basse, 1, 2 e 3 e di nuovo alla base una maglia bassissima. Ripetiamo questa sequenza per ogni petalo in modo da rifinire questa parte qui dei petali e viene un po' questo bordino fatto in questo modo e possiamo andare poi a applicarlo sul vestitino o sulla fascia. Possiamo poi staccare il filo e possiamo andare a cucire o sulla fascia oppure sul vestitino oppure dove più ci piace, anche su una copertina. Questo è il fiorellino. Per realizzare la borsetta ho fatto fino a 42 maglie di giri, quindi sono andata a fare dalla base qui dell'anello magico, poi ho lavorato fino a 42 maglie. Fatto questa base ho poi cambiato il colore e sono andata a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 giri di maglie basse normalmente. Poi alla fine di questi 13 giri ho fatto una maglia alta, una catenella, una maglia alta, quindi ho saltato una di base e ho fatto così questi archetti qui dove poi ho infilato il filo per stringere, oppure potete inserire un nastrino. Io ho fatto semplicemente una catenella e ho inserito poi in questi archetti. Poi il giro successivo invece sono andata a fare dove era l'archetto, ho fatto due maglie alte e ho semplicemente lavorato due maglie alte in ogni archetto e ho fatto il giro in questo modo. Nel giro successivo ho fatto solo maglie alte e ho terminato così la borsetta. Per le orecchie invece sono andata a fare un anello magico di 4 maglie, poi ho fatto un aumento nella prima maglia e sono 5 maglie. Nel giro successivo ho fatto un aumento nella prima maglia e sono 6 maglie. Nel giro successivo ho fatto un aumento nella prima maglia e sono 7 maglie. Nel giro successivo ho fatto un aumento nella prima maglia e sono 8 maglie. Nel giro successivo ho fatto un aumento nella prima maglia e sono 9 maglie.
Nel giro successivo ho fatto una maglia alla prima maglia e sono 10 maglie. E ho lavorato alle 10 maglie per 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 giri. Poi ho stretto, quindi ho fatto 10 maglie per 7 giri. Ho stretto poi la base dell'orecchio e sono andata a cucirla alla base della borsetta. Quindi ho stretto con ago e filo la base qui e la sono andata a cucire dietro la parte di dietro della borsetta, così, in questo modo semplicemente. Poi ho realizzato il nasino con il filato, ho fatto due righe orizzontali e una verticale e poi ho fatto due orizzontali in modo da fare il musetto. Con il filato nero sono andata a fare gli occhietti, potete usare anche quelli in plastica, ma vi consiglio, visto che è per una bambina piccola, è meglio usare questi occhietti fatti in filato. Poi ho fatto una catenella lunga abbastanza per circondare tutta la parte e ho fatto circa, mi pare, 200 catenelle, non ricordo bene. Comunque andate a misurare voi. E poi ho fatto un piccolo fiore semplice fatto soltanto con l'anello magico e poi ho fatto 3 catenelle, 2 maglie alte e 3 catenelle per ogni petalo. Ho chiuso e ho realizzato così la codina in questo modo e la sono andata a cucire dietro. Per informazioni più dettagliate scrivetemi sotto che vi farò vedere come realizzarla direttamente. Però queste sono le maniche che ho utilizzato e spero che sia semplice. Vi scriverò anche sopra come l'ho realizzata lo schema. Ho inserito poi un bottoncino, io ho utilizzato questa stellina, potete mettere qualsiasi tipo di bottoncino e l'ho semplicemente inserito nella solina. Ho fatto lo stesso bordino, però facendo soltanto due maglie invece di quattro al centro e ho rifinito anche la manica allo stesso modo, però di giri di maglie alte ne ho fatte solo uno qui alla base della manica, poi in base alla lunghezza che volete dare alla vostra manica andate a rifinire. Per la parte qui superiore, come ho detto, ho fatto il mio giro in modo da stringere un pochettino la parte superiore, ho fatto questi archetti di catenelle, di una catenella e poi sono andata a fare un giro di maglie alte tutto intorno in modo da rifinire questa parte qui. Di sopra del vestitino. Spero che vi piaccia. Queste con le maniche lunghe è autunnale o invernale in base al filato che andate a utilizzare, oppure potete farlo anche di cotone, però diciamo quando comincia a fare un pochino più fresco oppure un po' più caldo, come più vi serve, come più gradite. Spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e ho utilizzato un uncinetto da 3,5, spero che vi sia utile, vi abbraccio, vi mando un grande bacio e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao!